casa, prendo un bel respiro. Ma cosa importa, non c'è mica fretta, un paio di minuti, allora aspetta un po'. Gli stessi amici sempre ad aspettare, dobbiamo scegliere la scuola o il mare. È una risposta che mi sembra ovvia, tenero e costume, andiamo tutti in spiaggia, dai. Oh mio Dio, ho detto una parolaccia, è una fortuna che ho dimenticato, almeno ho rimosso che ho vomitato. Scusa mamma, non lo faccio più. Ma cosa ce ne frega, cosa importa a noi? Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente litigi, niente discussioni, almeno noi non resteremo soli. E allora, cari amici radioascoltatori, buonasera, siete diretta su Radio New Generation, è la decima puntata di Viva Campobello. Dopo qualche problemino tecnico ce l'abbiamo fatta, Tommy, siamo con qualche minuto di ritardo, ma prima ti presento. Ciao sì. Tommaso Di Maria compagnia. Buonasera Nicola, buonasera a tutti, come ogni puntata siamo perfettamente, puntualmente in ritardo. In ritardo, esatto, sì. Una cosa che ci portiamo sempre dietro. Sì, ma è, come si dice, il piacere dell'attesa, sempre esatto. Il nome di un qualche film, questo con esatto. Poco o se anche sono le 23:20, ma su Facebook c'è ancora tanta gente, la gente c'è e pubblica link soprattutto calcistici. Sì, ma questa sera non parleremo di calcio. Assolutamente. Però, Tommaso, prima di entrare nello specifico della puntata, voglio chiederti, hai passato bene la Pasqua? Sì, la Pasqua diciamo che l'ho passata a Campobello come un poco tutte, e Pasquetta come, diciamo, da buon campobellese ci siamo abbuffati, diciamo, di carne e di varie cose del campobellese. Tu invece? Ma io tutto bene, ha piovuto, peccato per Pasquetta. Pasqua una bella giornata, ma un po' meno Pasquetta, un po' ci meno. Sta, sì. E poi ti voglio chiedere cosa ne pensi di questi 10 saggi nominati a Napolitano, poi i 10 grandi puffi. Sì. Siamo ancora senza governo e tutto va bene. E tutto va benissimo. Esatto. Allora Tommaso, questa sera puntata, decima puntata di Viva Campobello, abbiamo l'onore di avere un ospite qui con noi, Gianvito Greco. Ciao Gianvito, come stai? Ciao ragazzi, sto bene, benissimo. Sei bene, ti hai trascorso anche tu una sì, serena Pasqua? Già in partenza domani per Bozen. Le montagne mi aspettano. Troverai l'inverno. Aid mi aspetta. Salutiamo anche i nostri amici qui che ci fanno compagnia in studio: Luca Moceri, Ilenia Bonafede, Calogero Leone e Lucrezia Federico. Allora Gianvito, questa sera puntata dedicata a te, siamo contenti che hai accettato il nostro invito. Non sei il primo diciamo che viene da queste parti, abbiamo ospitato anche altri, diciamo, rappresentanti di, diciamo, campobellese, gente importante come, esatto, come te, Gianvito.
Abbiamo, diciamo, ospitato anche i ragazzi, gli attivisti del Movimento 5 Stelle. La dimostrazione che siamo aperti a qualsiasi confronto. Siamo sempre aperti noi, sì. Esatto, a qualsiasi confronto, a qualsiasi dibattito. Allora, Gianvito, tu calzi a pennello, oggi la puntata si chiama Viva Campobello. Oggi io voglio chiederti... Sono la sorpresa del dopo Pasqua. Sì, sì, sì. Io voglio chiederti, Gianvito, e poi entriamo proprio nel vivo, come sta oggi Campobello, Gianvito? Ma Campobello indubbiamente non sta bene. Bienvenue à la formation pour votre nouveau poste. Dans vos activités quotidiennes, une partie de votre travail consiste à prévoir des dangers. Vous devez travailler no, i cittadini che affidano le sorte del paese a chi dovrebbe governarlo nel modo dignitoso e nel modo virtuoso. Sento che a Campobello c'è un movimento di comune Campobello comune virtuoso. Vedo che sono giovani veramente in gamba, si stanno dando da fare e con grande dignità, con grande soprattutto silenzio e umiltà, perché la politica spesso non deve essere gridata. La politica è silenzio, è cura, dedizione e rispetto delle opinioni degli altri, anche se diverse da quelle nostre, e condivisione soprattutto. Vedo che questi ragazzi hanno queste caratteristiche per creare e dipingere un nuovo futuro di questo paese. Assolutamente. Io direi, prima di entrare proprio nel vivo della puntata, diamo la possibilità a chi ancora non l'abbia fatto di collegarsi con noi tramite il link che tu hai pubblicato e poi ritorniamo qui con questa bella chiacchierata con Gianvito Grippo. Voglio ricordare ai nostri amici radioascoltatori che chiunque volesse porre una domanda a Gianvito può farlo liberamente sulla nostra pagina. Tommy, brano musicale, ci vediamo tra poco con Gianvito Grippo. Sì. Vai Tom.
sempre in diretta, cari amici radioascoltatori. Decima puntata di Viva Campobello. Chi vi parla è Nicola Giorgi, accanto a me è sempre lui, Tommy Di Maria. Buonasera a tutti. Buonasera Tommy, l'abbiamo presentato poco fa. Chi abbiamo oggi in studio? Piacevolissimo Gianvito Greco, che gli pregherei che, per favore, mi dica di non toccare cose. No, che io non tocco. Poi non già siamo precari, eh? Sono un bravo ragazzo, non tocco mai niente. Infatti, non mi rimproverare l'ospite già. Parlavamo del microfono, naturalmente. Bravo a specificare, perché sai, le male lingue sono tante. Infatti. E i brutti pensieri pure. Allora, beh, Gianvito. Sì, buonasera. Tommaso, sì. Io ho fatto poco io. Io ho fatto poco io. E questo è un po' l'orario. Sì. Poco fa ho fatto una domanda a Gianvito. Tu ne hai qualcun'altra? Perché io qua c'ho il bagaglio con le domande. Ah, tu proprio hai portato il troll. Quindi non, no. Non siete libere. Noi siamo liberi di sbagliare. No, noi siamo liberi nel senso che non ci siamo come ogni puntata. Devi sapere che noi non facciamo nessun tipo di scaletta. Esatto. Seguiamo un po' il caso. Seguiamo un po' il caso. Non avete dico una struttura. No, alle spalle, niente. Se non quella di tenere un po' il tono ironico. Vivace, demenziale, tipico delle nostre persone. No, io ti pregherei di continuare a porre qualche altra domanda. Diciamo a Gianvito Greco. E poi io se mi viene qualche domanda lì, poi ve la faccio pure io una domanda. È piacevolissimo. Allora, Gianvito, noi molti ti hanno conosciuto soprattutto due anni fa durante la campagna elettorale. Oggi tante cose sono cambiate. Per questo io ti voglio chiedere chi è oggi Gianvito Greco? Ma oggi indubbiamente sono una persona molto più ricca a livello interiore, perché tu sai il rapporto che ho con i soldi, e per me i soldi contano poco, ma non perché ce li abbia e quindi non ne ho di bisogno, perché l'altra volta ho ascoltato in televisione una dichiarazione della nuova Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, una donna che veramente mi piace molto per quello che ha fatto nella sua vita, molto intelligente. Il giorno di Pasqua è andata a pranzare con non mi piace usare questo termine negli ultimi, la gente in difficoltà, la gente che ha bisogno, quindi ha fatto un pranzo. E il giornalista gli ha chiesto nella vita cosa conta secondo lei, quali persone contano. Lei ha risposto con grande intelligenza, dice: ogni uomo, ogni donna, ogni persona non si evince dalla sua dichiarazione del reddito, ma da quello che ha dentro, dal valore che ognuno di noi ha. Quindi oggi, grazie a quell'esperienza, è stata un'esperienza bellissima, e grazie al percorso che io sto facendo con tanta gente, con tanti amici che mi stanno vicino proprio nel conoscere la città, perché oggi quello che sto facendo, il 6 gennaio al Moonlight, il 21 arriverà la primavera delle donne, ed altri incontri, ci sarà l'estate, ci sarà forse un settembre scoppiettante e avremo modo di parlarne. Quello che sto facendo è proprio cercare di ascoltare le persone, di dialogare, perché oggi sappiamo benissimo che io non ho il potere di niente se non quello di essere me stesso, come dici tu. Allora io questa mia umiltà, questa mia voglia di ascoltare l'altro, ascoltare il prossimo e capire come sta questo paese, soprattutto dove vuole andare il paese, oggi la voglio mettere a disposizione di tutti i campobellesi, di tutti indistintamente, e poi vediamo dove ci porta questa nave. Non per forza deve attraccare in un porto, può essere anche un viaggio senza meta che è servito per esplorare, per vedere bei paesaggi, però poi ti porti dentro l'esperienza che hai infatti fatto. Mi permetto di dire che almeno da quello che è stata la mia percezione, le elezioni passate sono state un poco un punto d'incontro tra te e quella che è stata la cittadina, perché per esempio prendo un ragazzo come me, prima non ti conoscevo, sì. se non ti fossi candidato magari non ci saremmo mai conosciute, nel senso io non sapevo neanche chi sei, dove abita. Quindi secondo me a livello, al di là del fatto che uno quando si candida vuole diciamo corre per sedere il posto del primo cittadino, quindi quello di sindaco, secondo me questo è stato anche un modo per farti conoscere e per far sentire le tue idee all'interno della cittadina, o sbaglio? Dico, no, quello com'è? È stato proprio un trampolino di lancio, anche perché io ho deciso proprio due mesi prima dell'elezione, quindi ho trovato un gruppo di persone che tuttora mi stanno vicino, mi sono accanto, perché credono indubbiamente in quel progetto e credono nella mia persona, e quindi non ho avuto sinceramente né tempo né modo per fare
un dialogo approfondito con tutti i campobellesi, e sinceramente non ho voluto anch'io farlo perché mi sembrava di cattivo gusto, 2 mesi prima dell'elezione, mettersi a fare riunioni a destra e a manca per far capire alle persone che tu vuoi cambiare e rivoluzionare il mondo. La gente che mi ha votato l'ha fatto perché evidentemente ha creduto, pur senza conoscermi, come dici tu, e non solo. Oggi questa gente ritrova un entusiasmo maggiore, un desiderio e all'attesa la speranza. Come dici tu, quello è stato un punto di partenza. Io spero per non tanto per me, ma per i campobellesi, che ci sia un punto di arrivo. E un punto di arrivo deve essere un nuovo punto di arrivo e non il solito punto di arrivo. Perché capisco bene che oggi c'è tanta rabbia, c'è tanta amarezza, c'è tanta indignazione. Questo paese continuamente subisce umiliazione, ce ne vergogniamo quasi a parlarne, abbiamo disagio e imbarazzo quando ci troviamo nelle prime pagine del giornale. Ma oggi io penso che dobbiamo ritrovare quella forza, quel coraggio, quella passione, quell'entusiasmo, quella grinta e determinazione di dire che questo paese può vivere veramente una nuova storia. Ma questo dipende solo da noi e non da chi ci potrà amministrare nel futuro. Allora, la rivoluzione culturale, la rivoluzione mentale e la nuova, nuovo modo di vivere sia la politica che la società è compito nostro, siamo noi quelli che determiniamo il destino di questa città. Allora, se riusciamo a capire questo, questo paese forse avrà una nuova storia e un nuovo nome. Ma se non riusciamo a capire questo, ognuno deve fare mea culpa. Certo, perché oggi ognuno si deve sentire responsabile del destino del proprio paese. Sì, sì, perché è facile dire sempre che la colpa è degli altri. E guarda, inizio pure a convincermi che non tutti male sono degli amministratori, ma c'è da riflettere anche. E a rischio di non di essere impopolare, io dico sempre quello che penso e voglio mantenere sempre quella libertà. C'è da capire anche la macchina burocratica degli impiegati, dei dirigenti, di chi lavora al comune, come funziona, perché lì c'è tanto da vedere, da sistemare. E penso che oggi chiunque deve avere il coraggio di cercare di imporre nuove regole e nuovi modi anche di operare e di vivere quel comune. Altrimenti, se non si ha questo coraggio, questa situazione non potrà mai cambiare. Può salire anche il sindaco, che può essere simile a Papa Francesco, che è una persona veramente che oggi sta dando grande speranza e grande fiducia a tutti i cittadini. Questa è una cosa veramente fantastica. Come lui vuole cambiare la Chiesa e gli uomini della Chiesa, qui ci vuole qualcuno che vuole cambiare non solo la politica, ma gli uomini della politica. E gli uomini della politica si cambiano e devono cambiarsi, e chi ha fatto politica deve avere oggi l'umiltà, la dignità e la consapevolezza di fare un passo indietro, ma per il bene di questo paese, per il bene dei loro figli, dei loro nipoti, per il bene di loro stesse. È impossibile che si pensa ancora a vecchie riproposizioni, a vecchi schemi e a vecchie strutture, che ormai la gente inizia anche a nauseare. Diciamo a stancarsi. Assolutamente. Prego. No, io volevo chiedere, volevo fare una domanda a Gianvito, perché tu rispetto a quelli che conosciamo sei un volto nuovo a Campobello, però così come ho sentito, almeno io personalmente, tante cose positive sul tuo conto, ho sentito anche molte critiche. Ma secondo te perché alcuni ti criticano a Campobello? Io non so le critiche che hai sentito tu in generale, non in generale, ma io penso ti senti delle colpe, ti senti... No, io penso una cosa semplicissima, che giustamente io rappresento, come dici tu, la novità nel senso di gestire la cosa pubblica, perché io ho un modo, condivido con tante persone, che è quello proprio di cambiare radicalmente il modo di operare in questo paese. E capisco pure che io cozzo con il vecchio politico, con il politico che ha esperienza, che dice di avere abilità, dice di avere le strategie giuste per il riscatto di questo paese, perché effettivamente la mia visione è totalmente nuova e totalmente rivoluzionaria. Allora, quando io inizio a parlare di un comune dove incarichi, dove esperti, dove consulenti, e dove, guarda, oso pure dirti che c'è da ragionare anche sul fatto dei consiglieri, sul fatto degli assessori, qui dobbiamo tutti metterci in testa che questo comune e chi amministra questo comune lo deve fare proprio, deve diventare una sorta di missione, deve diventare un fare per se stesse, un fare per gli altri deve diventare. Quindi su certe cose io divento scomodo
Anche perché non sono disposto, e molti lo sanno, ai soliti ingiuci, ai soliti accordi, ai soliti compromessi, ai soliti io ti do questo se tu mi dai quello. Quindi tutte queste vecchie logiche, e a me non mi appartengono, non mi apparterranno mai, e li rifiuto. Quindi chi ha fatto politica in un certo modo non può avere simpatia per uno come me. Ecco la critica da dove nasce. La critica nasce anche dal fatto che giustamente io mi scontro contro i poteri forti, contro i sistemi. Io non sono disposto ad andare a dialogare con imprenditori, con gente che ha anche un certo potere economico, solo per essere eletto e poi risolvere problemi ad alcune e non a tutte. Quindi questo è un sistema che a me non piace, non condivido, e attira le nemicizie, che combatterò con grande tenacia. Hai parlato, scusami, mi viene una domanda spontanea, perché hai parlato appunto delle risoluzioni dei problemi. Innanzitutto ti faccio una domanda che sorge spontanea: secondo te quali sono i maggiori problemi che Campobello deve assolutamente risolvere, e una volta trovati i problemi, quindi qual è la soluzione a questi? Dico, se ne hai qualcuno, sono tanti come in ogni città, soprattutto in questo periodo, ma uno dei principali, oppure i più, secondo te, quelli che ti stanno più a cuore, oppure quelli che dovrebbero essere risolti subito, nell'immediato? Ma io lo guarda, io ora mi estraneo dall'essere cittadino di Campobello e metto nella figura di un turista, una persona che non è mai stata a Campobello e arriva a Campobello. La prima fotografia che hai è di un ambiente totalmente degradato, totalmente sporco. Non penso esagerare se dico proprio lurido, e quindi chi arriva in questo paese ha questa immagine che proprio nauseabonda. Quindi la prima cosa da fare in un paese, se vogliamo stare veramente bene, se vogliamo dire che un paese è vivibile, è proprio bonificare l'intero territorio, bonificarlo e, perché no, e curare la rete urbana, che non dico spendere milioni per fare chissà quale strutture, ma le cose essenziali. Qui abbiamo tantissime discariche disseminate nel paese senza che nessuno si preoccupa né di pulire né di bonificare. Abbiamo avuto l'esperienza dei giovani del Movimento Comune Virtuoso che dopo 2 anni sono riuscite a riaprire le porte di Rocca del Gallo, un parco meraviglioso abbandonato. E cosa ci vuole per mantenere un parco e per restituirla alla città? Abbiamo oggi l'esperienza di un'altra ragazza, di un'altra giovane, Lucrezia Federico, con la Protezione Civile, che sta facendo le lotte dentro il comune per pulire contrade erbe bianche. Ci sono 30-40 ragazzi già disposti, volontari a titolo gratuito, per andare a bonificare quel posto che veramente sembra un posto della lontana Africa, proprio dove c'è di tutto e di più. Questa ragazza viene al comune e fa le lotte con gli impiegati, perché tutti cercano al loro modo, non dico di ostacolare, ma di temporeggiare, di far perdere tempo e di far finire veramente in una persona l'energia e le passioni che ha per fare una determinata cosa. Quella grinta cosa che uno magari ci mette nel cuore e poi... Quindi, quando parlo di queste cose veramente ci si vergogna, perché oggi un comune che ha la fortuna, ma dico la fortuna, oggi chi è che si interessa di andare a pulire i posti più sperduti e più periferici del paese, sporchi così come sono? Oggi c'è la fortuna di avere tanti giovani che vogliono farlo, e intanto ancora a 4 giorni dalla pulizia si aspetta che il comune metta a disposizione il materiale che mi riferisco a scope, a pale, a rastrelle, a sacche e guanti. Questo per un comune diventa un problema enorme, esatto, da risolvere. Guardiamo che in studio abbiamo anche Lucrezia Federico, che qualora volesse intervenire ora può farlo liberamente. Allora, Tommy, stacco sì. musicale, torniamo tra poco a parlare con Gianvito Greco, perché entreremo un po' nel lato anche tecnico sì. della vicenda. È arrivata una domanda di un nostro radioascoltatore che porremo a Gianvito dopo la pausa musicale. Cosa ci fai ascoltare, Tommy? Tieni il tempo, che già è partita nel frattempo che tu parlavi. Perfetto, vai Tommy, a tra poco. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai, ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Vai
sono quasi belli per chi sa trovare i colori dentro nella testa. E allora vattene fuori che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso sei la tira ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto, dati una mossa e poi tieni il tempo con le gambe, con le mani. Tieni il tempo, non fermarti fino a domani. Tieni il tempo, vai avanti e vedrai. Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Sempre in diretta, cari amici radioascoltatori, decima puntata di Viva Campobello, 27 minuti di trasmissione, siamo in compagnia 0-0. Siamo in compagnia di Gianvito Greco che ci sta facendo compagnia questa sera. Pure questa sera. L'abbiamo ascoltato, ora abbiamo il piacere anche di ascoltare una nostra carissima amica, Lucrezia Federico, anch'essa impegnata nel civile. Con delle iniziative che la riguardano in prima persona, ma che in realtà riguardano tutta Campobello, soprattutto tutta Campobello. Lucrezia, vuoi dire ai nostri amici radioascoltatori di cosa si tratta? Salve a tutti, sono il presidente dell'Associazione Volontariato e Protezione Civile a Campobello di Mazara Onlus e da 3 anni che sono sotto questa carica. Mi sto occupando personalmente in prima linea insieme a Gianvito e tanti altri amici per fare la bonifica del territorio Erbe Bianche. E con tutto il mio sforzo e con l'aiuto di tanti non riusciamo tramite il comune ad avere l'attrezzatura adatta. Idonea alla pulizia. La nostra richiesta era di avere delle pale, dei guanti idonei, non quelle monouso, monouso, quelli di lattici. E infatti erano di avere delle carriole, dei rastrelli, dei secchi, secchielli, non delle ceste, per come avevano detto oggi al comune. Insomma, diciamo dell'attrezzatura idonea. Attrezzatura idonea. Perché Donia. Ti prego di fare un poco il punto della situazione delle erbe bianche perché allora, non lo sapessi com'è ridotta. La situazione erbe bianche è ridotta pessima, perché andando a fare un piccolo sopralluogo con Gianvito noi ci ritroviamo con 15 extracomunitari ancora là che soggiornano in mezzo alla spazzatura, dove ci stanno delle latte bruciate, dove ci sta della plastica, cartone, dove ci sta la peggior spazzatura che si possa mai immaginare, che ognuno noi in famiglia tentiamo di togliere, non di lasciare così. Per cui io farei evidenziare a tutti i campobellesi, intanto se abbiamo della spazzatura da buttare, non di andarla a buttare fuori le porta, ma lasciare libero il proprio pezzetto di casa perché è pulito, ma anche fuori le porta è casa nostra. Certo, certo. Questa è una. E dopo, se c'è ancora tuttora a Campobello qualche persona con un buon cuore che ci venga ad aiutare sotto questa manifestazione 6 e 7 aprile, più siamo, più manteniamo Campobello pulita. Prima ci sbrighiamo relativamente, perché finendo questa andremo a prendere un'altra iniziativa molto importante,
zona La Campana, dove ci sono altre cose da sistemare, come i copertoni, come i pneumatici da smaltire. Che ognuno... gli elettrodomestici ancora non abbiamo avuto nessuna segnalazione, ma dei pneumatici sì, perché abbiamo trovato bensì 350 pneumatici buttati in mezzo alla campagna, dove inquinano il nostro ambiente. Una vera e propria discarica. Sì, ma se ognuno lo prendiamo questa benedetta gomma chiamata così e la portiamo direttamente a Santa Ninfa, dove c'è un ricevitore di pneumatici, facciamo prima, certo. posto di inquinare sempre il nostro ambiente. Sì, e effettivamente è un problema che... cioè, si può riscontrare in varie zone di Campobello, purtroppo, dobbiamo dire. Ci sono altre zone che non sono a me presenti e gli ascoltatori ci vogliono segnalare, saremo ben presenti ad aiutare e a sistemare qualche cosa. Quindi, la protezione civile serve per aiutare il popolo, la cittadinanza. Perfetto, quindi se quindi speriamo, perché da qui al 6 al 7 aprile manca davvero poco, quindi speriamo che si riesca un po' a trovare le attrezzature. Io adatte. Mi auguro che il comune, che qualcuno ci dia veramente, anche Gesù, una mano d'aiuto. Solo questo. Che non guasta mai. Quindi invitiamo chi ci sta ascoltando, a chi volesse, diciamo, segnalarci delle altre zone dove ha trovato dei rifiuti, degli elettrodomestici vecchi, gomme e quant'altro, di segnalarcelo, perché qui abbiamo appunto il presidente della protezione civile. Sì, sì. E soprattutto invitiamo la gente a partecipare a questa nostra iniziativa. E a partecipare pure a tenere Campobello pulito. Certo, che è quello, diciamo, è la cosa più importante, perché se lo puliamo oggi e poi domani ricominciamo. Saremo 40 ragazzi, 40 unità, 40 volontari a pulire 2 giorni, e dopo l'indomani ce ne saranno 3.000 a sporcare, e non facciamo mai niente. Sto facendo una domanda perché è da tanto tempo che non passo da quelle zone. Ci sono ancora immigrati lì? 15. Ah, quindi ci sono pure... Ci sono 15 immigrati che stanno in condizioni pessime, che stanno in delle tende tipo camper, tipo campeggio, che vanno nei bagni dove fanno una buca, fanno i propri bisogni e dopo si richiude con la sabbia, come un gatto con il proprio terriccio. Perfetto, quindi una condizione veramente pessima. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima manifestazione. Nicola, vuoi ricordare quando è? 7 aprile, siete tutti invitati sotto forma di volontariato. Dove si devono recare, diciamo? Direttamente il giorno, alle ore? Il 6 aprile sarà il sabato, sarà appuntamento a mezzogiorno alla Villa Comunale. Ah, quindi dopo ci recheremo.